La Corte dei Conti sarà il nostro punto di partenza, l'analisi che ci ha lasciato indica da dove ripartire. Lo ha detto ieri Maria Di Lascio, vice sindaco e delegata al bilancio al comune di Lago Negro. Ieri si è tenuta la pubblica assemblea promossa dalla neoamministrazione, appuntamento fortemente voluto perché per fine mese l'assemblea consiliare dovrà esprimersi sul dissesto. Ci sarebbero circa 6 milioni di euro di passività e il diniego del piano di riequilibrio pluriennale finanziario riproposto dal comune di Lago Negro, guidato dall'ex sindaco Domenico Mitidieri, per sanare il bilancio comunale. Innanzitutto devo ringraziare i cittadini di Lago Negro che sono accorsi numerosi a questo incontro. Veramente non vedevo la sala consiliare così affollata da tempo. Si vede che proprio nella popolazione sta come nascendo un nuovo senso civico, una voglia di partecipare attivamente alle istituzioni, perché l'assemblea si è svolta poi nel seguente modo. Abbiamo illustrato il nostro capogruppo, il sindaco ed io, abbiamo illustrato con brevi interventi la storia, quindi tutto il percorso che a partire dal rendiconto del 2010 ha poi portato attraverso la bocciatura successiva dei due piani di riequilibrio alla scelta dolorosa di oggi di andare a dissesto non più evitabile. Quindi abbiamo ripercorso, abbiamo fatto tutto l'excursus storico relativamente ai vari passaggi e poi abbiamo chiesto ai cittadini di intervenire per chiederci migliori delucidazioni, chiarimenti e per fare proposte. E quella è stata veramente la parte molto interessante, più importante di tutta l'assemblea cittadina di ieri, perché i cittadini sono diventati parte attiva, hanno voluto intervenire, hanno voluto aggiungere i loro tasselli, quindi hanno voluto raccontare le cose che loro sapevano, così come le avevano percepite, come le avevano vissute nel corso degli anni, e si sono misurati anche con tutta una serie di proposte relativamente alle indicazioni da dare all'amministrazione per uscire fuori da questa secca. Quindi questo è un momento di alta democrazia che comincia ad essere presente, ad essere attiva e partecipata nel comune di Lago Negro.